Questa icona sta attraversando tutte le diocesi della Siria per ridare speranza alla comunità cristiana, cattolica e ortodossa. È stata benedetta da Papa Francesco ed è stata realizzata da questo sacerdote ortodosso. Noi chiamiamo questa icona Nostra Signora Addolorata, consolatrice dei siriani. Ho deciso di donarla a Papa Francesco, che mi ha invitato in Vaticano. L'ho incontrato, mi ha ospitato in Vaticano, mi ha invitato a pranzo e abbiamo parlato a lungo della situazione in Siria. È stato incredibile. Guardando bene i singoli dettagli, ha visto che praticamente era un po' stampato sul volto della Madonna il fatto della tristezza e della consolazione, no? Quindi un po' la dolcezza, ecco, della Madonna che guarda il suo popolo. La parte inferiore dell'icona è divisa in due. Da un lato si vede il popolo siriano in cerca di consolazione e dall'altro i persecutori. Sono gli estremisti che hanno causato il martirio delle persone che ora sono in cielo, dipinte nella parte alta dell'icona. Tra questi, il diacono Fased Ibn Al-Naimi e il gesuita olandese Frans van der Lugt, ucciso 5 anni fa. Abbiamo deciso di organizzare una celebrazione liturgica per i martiri e per le persone rapite. Pregheremo in tutte le chiese ortodosse cattoliche per l'unità e la pace in Siria. Non c'è una famiglia che non abbia avuto un morto. C'è bisogno di asciugare queste lacrime. Il Papa è molto sensibile a quest'opera di asciugare le lacrime delle persone che sono nel dolore. L'arrivo dell'icona a Damasco, nelle mani del nunzio Mario Zenari, è stato ampiamente celebrato. Si spera che la sua presenza rappresenti un abbraccio da parte del mondo, un simbolo di unità nella tribolazione. Nous confions à elle les souffrances de toutes les mères des séries qui pleurent leurs enfants morts blessés. Questa iniziativa fa parte del progetto Console il mio popolo, di aiuto alla Chiesa che soffre, il cui obiettivo è quello di sostenere i cristiani in Siria. Da 8 anni vivono in una guerra senza fine che li ha privati di tutto, compresi alcuni dei loro cari.